Stefano Cesare, questa sera Loco Rotondo in Puglia per portare la sua esperienza arbitrale, internazionale e nazionale agli arbitri pugliesi. Sì, diciamo che è stato un invito molto gradito da parte mia, da parte della locale scuola arbitri e della commissione arbitrale, ovviamente del comitato regionale. Come sempre mi sono divertito tantissimo, devo dire che tutti i partecipanti hanno interagito in un modo entusiasmante. Io da parte mia ci metto passione, sono entusiastico perché mi piace molto incontrare questo tipo di platee. È anche un segnale del fatto che sto invecchiando evidentemente, però è un modo diverso di vivere l'arbitraggio di sicuro. Insomma, hai anche avuto modo di raccontare cosa vuol dire iniziare dalle partite, insomma, delle serie inferiori ed arrivare a livello internazionale. Assolutamente, nei miei 30 anni di arbitraggio è così, 32 considerando i due segnapunti, ho cominciato da zero come molti di loro e come tutti d'altronde, poi ho avuto la fortuna di andare avanti, di progredire, di vivere emozioni indescrivibili ad ogni livello nel quale ho arbitrato e adesso mi cimento in Serie A da 17 anni, a livello internazionale come dicevi tu, nel beach ho avuto esperienze fantastiche, insomma l'arbitraggio è parte della mia vita, ma come ho detto durante questo intervento non è nelle prime tre posizioni delle priorità della mia vita e questa è una cosa molto importante che mi consente di andare avanti sempre con una verve che sia a supporto delle attività che svolgo. Qual è l'aneddoto o la curiosità più che non dimenticherai, insomma, della tua carriera? Ma non dimenticherò mai una partita che arbitravamo a Taviano con il mio precedente compagno di coppia, diciamo, in cui eravamo a cena nel Grand Hotel Tiziano di Lecce, io, lui, questo ho dimenticato di raccontarlo, tra l'altro io e lui è una coppia di sposini, era mezzanotte passata e il mio coltello ha fatto un derapage nel piatto e un pezzo di tagliata gli è finito addosso macchiandolo tutto sul maglione e quando abbiamo chiamato il metro per avere uno smacchiatore, il metro che nell'altro uniforme si è messo, è scoppiato a ridere e questo è stato uno degli episodi più belli della mia carriera arbitrale. Insomma, fuori dal campo chiaramente. Qual è il consiglio di Stefano Cesare per chi intraprende questa carriera? Ma di viverla con entusiasmo, con passione, di metterci tutto quello che si ha dentro, perché questa secondo me è la chiave di volta, la cosa fondamentale è impegnarsi, essere professionali ancorché non siamo professionisti, dare tutto, dare il massimo, guardare a se stessi e non agli altri e provare a migliorarsi step by step. Insomma, io ho cercato di lanciare dei messaggi stasera, spero che siano passati, direi che però il consiglio per i giovani arbitri è quello di insistere, di provare a migliorarsi come dicevo prima e di non perdere mai l'entusiasmo, insomma questa è una cosa molto importante nella vita in generale, nell'attività che noi svolgiamo.